3, 2, 1, contatto. Buonasera e benvenuti al Magic Root Show. Questa sera abbiamo ospite una docente di lettere, lavora presso l'Istituto Comprensivo Don Milani di Carbonia, è un'appassionata di scrittura creativa, ha fatto della formazione online e sono presenti diversi lavori in rete. Inoltre, è un'esperta di nuove tecnologie applicate alla didattica. Nel 2018 ha scritto un bellissimo libro, In viaggio intorno al mondo. Lo trovate su tutti i marketplace. Signori e signore, vi presento Cristiana Pivetta. Ciao Cristiana, benvenuta. Benvenuta, Ciao, vieni qua. grazie, grazie Che per piacere l'invito. averti qui. Che piacere averti qui. Ok. Anche per me è un grande piacere. Possiamo prendere posto. Grazie per avermi invitato. È un onore partecipare a questa trasmissione e poter raccontare la mia esperienza personale, dei mondi virtuali. Naturalmente un'esperienza che ho condotto insieme ai miei studenti. Ok, prendiamo posto Cristiana. Intanto Sì. qui alla mia sinistra c'è Bruna, la nostra responsabile di sala. Ci sarà un momento in cui si potranno fare anche delle domande, si potrà interagire. Se qualcuno di voi per qualche motivo non vuole usare il voice, può mandare un messaggio a Bruna, che è sotto qui l'insegna del Magic Loot Show, e lei leggerà la domanda per voi. Allora, eccoci qua, eccoci qua. Che bello averti qui, Cristiana. Allora, intanto, giusto per rompere il ghiaccio, diciamo questo aneddoto. Tutto è partito da un tweet. Io gestisco l'account di Pyramid Cafe da sempre, di Twitter, e a un certo punto ho iniziato a seguire Cristiana e lei mi ha scritto: "Ma che onore, sono anni che vi seguo." E da lì è iniziato una conoscenza reciproca che ci ha portato fin qui. Io ho conosciuto Cristiana che fa delle cose straordinarie, come ho detto, e questa sera è la relatrice di questo incontro che verrà registrato. Verrà pubblicato su YouTube e trasmesso sul canale 272 del Digitale Terrestre da Sharing TV, visibile in Puglia e parte della Basilicata. Ok, Cristiana. Sì, per me è un piacere infatti poter essere qui anche proprio per quello che stavi dicendo, perché seguo Pyramid Café da tanto tempo e quindi, come dire, è proprio una grande soddisfazione, no? Un grande incontro, insomma, ritroviamo tutti qui tutti insieme. E oggi appunto la tematica, come potete vedere, è i mondi virtuali e l'apprendimento. Quindi questa è la copertina. Adesso andiamo direttamente sulla prima slide, che sicuramente è quella, diciamo, fondamentale per quanto mi riguarda, perché parlare di mondi virtuali appunto nell'apprendimento significa appunto porsi questa domanda che è fondamentale, no? Perché i mondi immersivi, i mondi virtuali possono costituire un valore aggiunto per la didattica? È da qui che dobbiamo, diciamo, partire e dobbiamo riflettere, soprattutto in un momento, nel momento che stiamo vivendo oggi, quindi in cui si è parlato tanto di didattica a distanza. Io Certo. ritengo che i mondi immersivi, i mondi virtuali, abbiano questo valore aggiunto perché ci consentono di fare lezione, ma fare lezione è una colezione, cioè cosa vuol dire? Una lezione partecipata, costruita con i propri studenti,
in un ambiente che è sicuramente, diciamo, completamente differente, gradevole, e non è appunto lo schermo della classica videolezione. Quindi sicuramente ci dovrebbe essere anche un ripensamento di quelle che sono le piattaforme appunto di apprendimento. Vediamo adesso qual è il valore aggiunto di una piattaforma, cioè di un mondo immersivo rispetto ad una piattaforma di apprendimento. Allora, il valore aggiunto di un mondo immersivo, cioè quelli che sono i punti chiave, sono prima di tutto lo spazio di apprendimento. Come possiamo vedere qui, nel luogo dell'evento, abbiamo uno spazio, che naturalmente ha una finalità diversa, una finalità culturale, in questo momento di condivisione di buone pratiche, però diciamo è un ambiente di apprendimento colorato, modulabile a seconda di quelle che sono le esigenze. Quindi lo spazio di apprendimento che viene in questo caso agito in questo momento da me e dalle persone che fanno parte dello staff di Magic Flute Show e da voi che state partecipando. Quindi rivediamolo in questo caso insieme ai nostri studenti, quindi uno spazio che viene modellato dagli studenti, viene ricreato secondo quelle che sono le loro esigenze. La missione infatti di noi docenti non è quella che diciamo ogni tanto si sente ancora parlare purtroppo di didattica tradizionale. In realtà non si dovrebbe più parlare di didattica tradizionale perché l'apprendimento è qualcosa di completamente differente. L'apprendimento, come dicevo prima, viene disegnato e costruito insieme agli studenti in modo tale da permettere ad ognuno di loro di raggiungere e di acquisire quelle competenze che oggi si richiedono. Quindi l'ambiente di apprendimento, quindi il mondo virtuale, di mondi virtuali ce ne sono differenti, naturalmente questi devono essere esperiti a seconda di quelle che sono, diciamo, le caratteristiche dei vostri studenti, l'età, la disciplina che si insegna, quindi consentono ad ogni studente di diventare un paradigma fondamentale perché ogni studente, sulla base di quelle che sono i bisogni, che sono più delle volte bisogni non espressi, ma bisogni latenti, riesce a costruire, collaborando con gli altri, in un ambiente appunto immersivo, quello che è il suo personale percorso di apprendimento. Allo stesso tempo sviluppa una percezione del mondo che è diversa rispetto alla percezione che abbiamo, diciamo, nell'aula, quella che chiamiamo reale, quella che chiamiamo tradizionale, perché l'aula reale ha delle pareti, ha dei confini che delimitano, diciamo, lo spazio dell'agire dello studente. Mentre in un ambiente immersivo lo studente si muove, agisce, spazia, si può, come dire, anche adesso io ho lavorato, appunto, poi vedremo adesso le esperienze che vi illustrerò, ho lavorato con gli studenti nell'ambiente immersivo, in uno degli ambienti immersivi, e loro si sentivano veramente vicini gli uni con gli altri rispetto alla video lezione che veniva, come dire, svolta con un particolare tool, perché erano dentro, si potevano abbracciare, si potevano sedere vicino uno con l'altro, potevano appunto dibattere, potevano costruire un oggetto, preparare uno slideshow come qui, presentare quindi una loro esperienza, dibattere fra di loro. Quindi è qualcosa di completamente diverso. Il mondo immersivo riesce, e per i ragazzi in realtà il mondo immersivo è la realtà, ma riesce praticamente a sviluppare appunto questa consapevolezza da parte dello studente di poter essere in grado e anche di avere diciamo, di sviluppare quella che è la resilienza. Che cos'è la resilienza? Di resilienza io ne parlavo già nel 2013, quando non era appunto un concetto che veniva affrontato, ma oggi è importante ancora di più perché ogni studente deve essere in grado di, come dire, progettare il proprio mondo e questo progetto lo fa interagendo con gli altri, quindi costruendo uno staff, quindi un team, impara proprio a relazionarsi con le altre persone e a comunicare anche quelli che sono i sentimenti. E attraverso la comunicazione dei sentimenti, quindi il mondo immersivo, consente ai ragazzi di sviluppare la creatività e quelle competenze che sono legate soprattutto al problema solving, al thinking, al critical thinking, quindi pensare, agire e trovare delle soluzioni. Adesso cambio la slide.
Ok, intanto se mi permetti Cristiana, Sì. volevo semplicemente ricordare al nostro pubblico che ci ha raggiunto qui che Cristiana è anche molto disponibile. Se volete intervenire basta che alzate la mano e quindi potete dire la vostra e potete interloquire con l'evento. Ok, avanti Sì, pure. assolutamente, cioè deve essere un evento interattivo anche tra di noi, anche se siamo docenti oppure proveniamo da altri campi professionali, però è così che deve essere la condivisione, la comunicazione, la collaborazione. Almeno questo è, diciamo, il mio modo di fare con gli studenti, ma è il mio modo anche quando faccio normalmente dei seminari, sia in presenza che online. Allora, qual è la prima esperienza che vi voglio portare? Voglio sottolineare che io, come dire, guardo con curiosità e con entusiasmo, ma anche con occhio critico, ho sempre guardato con occhio critico i mondi immersivi dal 2010, va bene? Perché, come dire, rappresentavano per me allora, stiamo parlando di 10 anni fa, avevano un fascino del tutto particolare e io ritenevo che questo fascino particolare potesse essere speso e utilizzato in maniera differente. Certo, il 2010 forse era ancora troppo presto, ecco, per proporre i mondi immersivi nell'aula, però dal 2017 io ho cominciato proprio ad utilizzarli attivamente e non in esperienze di tipo sporadico, cioè legate ad una settimana, 2 settimane, ma sto parlando di esperienze che sono state legate a 7 mesi, 8 mesi, quindi inserite in un processo, in un percorso di apprendimento ben congegnato. Mi sono dimenticata di dirvi che insegno nella scuola secondaria di primo grado, quindi vi propongo delle esperienze che sono state realizzate con i ragazzi dai 12 ai 14 anni. Naturalmente, da questo punto di vista, dobbiamo fare una piccola premessa, nel senso che quando noi attiviamo delle esperienze di apprendimento, nei mondi immersivi, dobbiamo naturalmente coinvolgere le famiglie e fargli firmare appunto le dovute autorizzazioni. Questo è sicuramente, diciamo, uno degli aspetti importanti, perché dobbiamo avere praticamente quella che si parla di collaborazione, no? Scuola e famiglia, ci deve essere anche nella condivisione degli intenti e nella condivisione dei nostri percorsi didattici. La prima esperienza appartiene all'anno 2017-2018 ed è stata effettuata in Edmondo. Edmondo, non lo so, forse lo conoscete tutti. Edmondo è una grid che si trova in OpenSim e che è stata appunto, come dire, viene portata avanti appunto le attività in Edmondo dall'INDIRE. Va bene, l'INDIRE appunto lo conosciamo tutti come un ente appunto che si occupa di didattica, di sperimentazioni, di avanguardie educative. Il mondo di Edmondo è un mondo sicuro perché possono accedere soltanto i docenti che hanno seguito un corso base, quindi anch'io l'anno prima rispetto al 2017 ho fatto un corso base, e poi gli alunni vengono appunto iscritti dagli insegnanti, quindi un ambiente assolutamente protetto ed esistono diverse esperienze anche per la scuola primaria, quindi sono state trovate in Edmondo, diciamo, tante regioni che sono state costruite da insegnanti della scuola primaria insieme ai loro bambini. I miei alunni si trovavano in seconda media. Perché in seconda media? E non abbiamo fatto prima questa esperienza? Perché comunque i ragazzi devono avere un minimo di competenza. Qual è questo minimo di competenza? Saper, diciamo, fare il login, quindi accedere, e saper scrivere un documento in Word, saper fare un documento multimediale. Ecco, quindi comunque un'esperienza abbastanza minima, ma ci deve essere. E non sempre capita di avere dei ragazzi che arrivano in prima media che hanno queste minime competenze. E qual era il titolo di questa esperienza? Emozioni in poesia in Edmondo. Diciamo, il fulcro, la finalità di questa esperienza era di costruire all'interno della classe la socializzazione, la collaborazione tra compagni, il rispetto tra compagni e poi il rispetto portato anche nei confronti dei docenti. Una classe di 25 studenti che erano, come dire, non andavano d'accordo, avevano appunto delle problematiche di interazione fra di loro, ma queste problematiche derivavano
da un background che si portavano ogni mattina a scuola, che poteva essere anche socio-familiare, ma anche legato appunto all'adolescenza, legato anche all'ambiente. Io purtroppo lavoro in una delle province più povere d'Italia, quindi comunque con delle situazioni dal punto di vista economico che potevano appunto gravare anche sulla sensibilità appunto degli stessi studenti. E questo loro essere arrabbiati, che era come dire anche tipico del loro essere ragazzi, adolescenti, lo trasferivano in classe e lo trasferivano in classe senza, come dire, sapere esprimere questo loro disagio e magari essendo anche, come dire, verbalmente aggressivi con i loro compagni. E questo non creava coesione in classe. Quindi attraverso questo mondo virtuale che era semicostruito, cioè nel senso che dall'INDIRE ho avuto in prestito, in condivisione, una scuola. Questa scuola aveva un grande giardino e con gli studenti abbiamo vestito questa scuola. Questa scuola è stata vestita con dei giochi, perché dobbiamo parlare di didattica, ma anche di gioco, cioè l'apprendimento deve essere anche un gioco, ci deve essere l'elemento ludico, perché i ragazzi Assolutamente. assolutamente, cioè, non deve essere, cioè i ragazzi devono essere faber, quindi fabbri del loro percorso, ma questo lo devono fare in maniera ludica, quindi ludens, no? Ludendo, giocando, perché questo poi è il significato dell'apprendimento, ecco, se no viene meno quello che è l'apprendimento e diventa, come dire, noioso, come dicono gli studenti, ecco. Quindi, come stavo dicendo, attraverso un insieme appunto di giochi che però andavano a scavare appunto la psicologia degli studenti, a far capire loro qual era il senso dell'io e il controllo delle emozioni, ma anche la differenza tra emozioni e sentimenti. Questo ha portato loro a capire che poi quei sentimenti negativi, quelle emozioni negative, ce le avevano tutte, tutti loro, quindi sia le ragazze che i ragazzi. E bisognava parlare. Parlando fra di loro sono riusciti quindi a comunicare e hanno comunicato praticamente le loro emozioni negative, le loro emozioni positive, i sentimenti che non andavano bene attraverso la poesia. Quindi vedete, un progetto che mirava a costruire l'io del ragazzo, quindi a fare prendere coscienza il ragazzo delle proprie emozioni, ma anche soprattutto delle proprie potenzialità, della resilienza, del poter fare, del non essere diverso dagli altri, di avere tutte le possibilità attraverso un progetto in cui poi in realtà se n'è stata la disciplina che io insegnavo, quindi l'italiano e tutto quello che è legato al genere poetico. È stato per loro più semplice, ma normalmente è più difficile in una classe insegnare poesia e trovare dei ragazzi che riescono a raccontare se stessi attraverso la poesia, rispettando anche tutte le regole del genere, rispetto a un testo di prosa. Questo ha consentito di creare la socializzazione in classe, perché questi sentimenti non li provavano soltanto i ragazzi che erano in difficoltà, ma anche i ragazzi più bravi, i ragazzi che avevano un percorso accidentato. Si sono resi conto che in realtà erano tutti uguali, non c'era diversità fra di loro e mettendo insieme, quindi comunicando fra di loro, è nato in classe il rispetto. E questo rispetto ha consentito di creare la collaborazione e costruire una piccola comunità, questa comunità di ragazzi che poi, da un'esperienza, diciamo, semistrutturata che io avevo predisposto, anche perché non avevo ancora, diciamo, avevo un certo tot di competenze, e da qui poi siamo passati a progettare, cioè hanno progettato insieme da soli un percorso di apprendimento con me, che ho fornito degli strumenti e ho ampliato le mie competenze per poterli aiutare. E passiamo Quindi, quindi alla dimmi. Cristiana, ciao. Sì. La classe virtuale ha dato degli ottimi frutti, mi pare di capire. Questi ragazzi che avevano anche delle problematiche, inseriti in un contesto come quello di Edmondo, hanno potuto, diciamo, divertirsi imparando. Assolutamente sì, guarda, devo sottolineare che le competenze, proprio parlando proprio da docente adesso, lasciando un attimo da parte l'aspetto psicopedagogico, parlando da docente, loro
hanno scritto delle poesie veramente straordinarie, di una grande espressività, ma anche, come dire, utilizzando tutte le tecniche, quindi creando veramente dei componimenti poetici di grande livello. Ecco, quindi, e curando anche quello che era il loro animo. Nello stesso tempo, attraverso la gestione dell'avatar, si sono resi conto che nel mondo virtuale tutti avevano le stesse possibilità. Cioè erano tutti uguali, potevano personalizzare il loro avatar, ma vi riporto questo, diciamo, questo particolare curioso, penso che sia utile, Magic, questo particolare curioso. Nella classe reale, alcuni di loro, quando si dovevano spostare, tenete presente che erano comunque durante le mie ore di lezione liberi di muoversi all'interno della classe, alcuni di loro andavano in maniera sbadata a, come dire, a finire sopra l'arredo della classe, oppure diventavano un tutt'uno con il muro. Questo era espressione di un disagio di muoversi all'interno della classe, ma anche di sentirsi probabilmente giudicati dai loro compagni. Nel momento in cui abbiamo cominciato ad interagire nel mondo virtuale, questi ragazzi si sono sentiti uguali ai loro compagni, quindi non si sentivano giudicati, assolutamente, avevano il loro avatar costruito secondo quello che era il loro voler essere, quindi un progetto futuro, ma anche che rappresentava il loro essere in quel momento. E hanno cominciato a muoversi, quindi a volare, a camminare, a saltare nel mondo virtuale e nel giro di un mese non avevano più difficoltà a muoversi nello spazio classe. Nello spazio classe, lo spazio classe era agito da loro in maniera assolutamente, erano disinvolti, avevano, come dire, perso questa loro insicurezza, era aumentata la loro autostima. Quindi, per dire quanto. È davvero incredibile come il mondo virtuale possa aiutare, passami questa espressione, il mondo reale in tantissime circostanze. Assolutamente, assolutamente sì, perché comunque questi ragazzi hanno, come dire, acquistato fiducia in loro stessi e soprattutto hanno anche compreso che il sapere, quindi il conoscere, il diventare competenti non è un qualcosa di estraneo, ma costituisce, diciamo, il loro futuro progettuale. La slide che vedete adesso è la slide che invece è legata al mondo successivo. Loro erano in terza media a questo punto e hanno, come dire, voluto costruire un mondo completamente differente, iCarve World, che in realtà è un parco naturale, una riserva, in cui appunto si parla di obiettivi sostenibili. Ecco, questo è un progetto che hanno ideato tutto loro. A maggio del 2018 mi hanno detto che loro volevano fare un'esperienza completamente differente, con la mia grande gioia. Volevano progettare un qualcosa di diverso da quello che avevano fatto, volevano uno spazio vuoto, quindi un terreno dove non c'era niente e naturalmente il mio aiuto per costruire questo terreno. Io ho detto che loro che non c'era nessun problema, che però dovevano elaborare il progetto. Quindi nel giro di 2 settimane, lavorando in gruppo, hanno preparato tre idee che loro ritenevano appunto vincenti, spendibili e che rispecchiava il loro modo di essere. Hanno creato dei cartelloni attraverso uno strumento che si chiama sticking dots che utilizzavamo, no? In pratica vengono, in questo caso sono state appese questi cartelloni sulle pareti, loro sono usciti dall'aula e con dei pennarelli sono andati a votare l'idea che insomma in quel momento sembrava assolutamente vincente. Ed è emersa questa, quindi hanno scelto questa. E in maniera proprio all'unanimità, quindi anche le 2 idee che non sono state scelte non hanno creato problemi in classe perché comunque erano espressione di un lavoro di una comunità, loro. Io ho cominciato a frequentare i corsi in Edu3D per imparare, insomma, ad utilizzare alcuni strumenti. E E qui abbiamo quindi, diversi rappresentanti di Edu3D, sì, giochi in assolutamente. casa. Sì, gioco a casa. E quindi attraverso, ad esempio, il programma Blender, Open Source e MakeHuman,
abbiamo fatto delle attività di gruppo in cui io facevo vedere quello che mano a mano imparavo seguendo i corsi. A un certo punto poi hanno fatto loro tutto da soli e quindi inizialmente hanno utilizzato gli strumenti del Viewer Firestorm, quindi hanno messo l'erba, gli alberi, eccetera, e poi mano a mano sono andati a costruire alcune cose. Vedete nella slide c'è questo edificio in blu che è l'ospedale degli animali. All'interno del parco che c'è intorno all'ospedale degli animali ci sono ad esempio le palme che sono state costruite in Laupoli, delle tartarughe. Hanno costruito poi le guardie forestali che corrono da una parte all'altra, hanno, come dire, costellato la regione di queste passerelle, semplicemente in legno con dei prim, costruiti sempre all'interno dell'ambiente per guidare gli ipotetici, diciamo, visitatori, e poi hanno, inserito appunto degli animali, degli oggetti, una famiglia con i nonni e poi delle mongolfiere. Le mongolfiere già nel primo percorso erano un poster che avevano costruito, tutti insieme con questa poesia che riguardava la felicità. Quindi per loro le Ti fermo un mongolfiere. attimo, Sì. Cristiana, ti fermo un attimo perché c'è Ok, Eva che perfetto. vuole fare una domanda, visto che alzava la mano. Benissimo. Eva? Eva Sì, Cai? vorrei attivare il microfono. No, volevo chiedere, ma allora gli studenti, i tuoi studenti, Cristiana, hanno imparato a usare Blender? Hanno imparato ad usare, scusa? Blender. Sì, assolutamente sì. Allora, questi ragazzi poi Caspita. quest'anno stanno frequentando la prima superiore e si sono iscritti tutti nell'indirizzo informatico, sono bravissimi. Guarda, Eva, Sì. che lei insegna, è una bravissima insegnante di Blender in Edu 3D, lei capisce la portata di questa cosa, perché poi i ragazzi, quello che per noi adulti magari è un pochettino più complesso, per loro gli viene naturale in 2 secondi e può testimoniarlo Cristiana questo, di come Sì, siano diventati dei maghi di Blender. assolutamente sì. La mongolfiera e anche l'ospedale, anche gli animaletti, sono stati gli animali che ci sono dentro, magari sono i laupoli, però ti devo dire che la maggior parte si è iscritta nell'indirizzo informatico e sono bravissimi. Io sono in contatto con i loro insegnanti, mi hanno detto sono ragazzi propositivi. Qualsiasi attività noi assegniamo, loro sono pronti, progettano subito, non si fermano di fronte alle difficoltà. Quindi, come dire, per me questo è stato come un ritorno, del lavoro fatto insieme con gli È una studenti. soddisfazione grandissima, immagino. Sì, per me è stata veramente una grande C'è soddisfazione. anche Carmen che ha alzato la mano. Benissimo. Allora, aspetta, che devo dare il permesso di parlare. Ok, Carmen, se devi fare una domanda. Prova a parlare, Carmen. Adesso potete parlare tutti, ho tolto. Probabilmente Mi sentite? Adesso sì, ti Adesso sentiamo. sì. Ah, ecco. Sì. No, più che una domanda, io veramente ho fatto un collegamento adesso ascoltando tutte queste cose così entusiasmanti che a me poi affascinano in particolar modo. Io stavo facendo un collegamento con quella pediatra, no, pediatra, una pedagogista molto famosa, adesso in questo momento guarda un po', non mi viene il nome. Comunque, quella che ci sono anche le. Ah, Maria Montessori, no? Non, penso che tu Sì, hai presente Maria Montessori. sì, Ecco, assolutamente. io penso che i mondi virtuali rispecchiano proprio l'idea di Maria Montessori, che lei faceva fare tutto ai bambini, bambini piccolissimi, proprio dell'asilo, li faceva lavare i panni, faceva fare tutto da sole. In poche parole, questi ragazzi acquistavano abilità incredibili e diventavano bravissimi, molto più emancipati degli altri. Addirittura c'erano ragazzi, bambini che venivano dai manicomi, che li consideravano proprio pattumie, come devo dire, rifiuti, eppure lei li aveva portati con questo sistema ad essere anche migliori degli altri. Addirittura agli esami andarono meglio
di quelli cosiddetti normali. Io penso che i mondi virtuali sono, come devo dire, un avanzamento anche dell'insegnamento di Maria Montessori, in questo senso, perché, come hai detto tu, ho fatto in modo che i ragazzi a un certo punto fanno tutto da soli. Come devo dire, diventano autosufficienti perché Sì, cominciano a è chiaro, è costruirsi quello le che. cose, fanno tutto da soli e imparano anche più presto. Magari un input dall'insegnante, però il resto lo fanno loro. E io vedo una grande, un collegamento. Io penso che se Maria Montessori, con le idee che aveva, oggi avesse avuto a disposizione l'informatica, tutte queste belle tecniche che ci sono oggi, per lei sarebbe stato il paradiso. O no? Come la vedi tu? Sì, sono Sì, assolutamente d'accordo, Carmen. La tecnologia in effetti è un grande strumento, uno strumento potente nelle mani dei ragazzi ed è anche il loro linguaggio di comunicazione. Quindi, in questo modo, loro sono nativi digitali. sì, in questo modo però i ragazzi apprendono anche il fatto di come utilizzare la tecnologia in senso positivo. Quindi la tecnologia per apprendere, per costruire, per lavorare, per collaborare, per interagire, per fare comunità, perché poi il discorso è questo, no? Quindi la scuola vista come comunità che agisce e per loro, quindi l'apprendere diventa un processo normale, non è più l'apprendimento noioso, no? Ma è un processo che fa parte del loro percorso di crescita, perché diventa agito. E non subito, cioè effettivamente quello che si dice è protagonista del proprio percorso di apprendimento. Tante volte si abusano di questa frase, invece in questo caso in realtà accade proprio quello. E collaborando tutti insieme si costruisce una grande comunità ed è quello di cui abbiamo bisogno. Al di là di tutto, il nostro mondo ha bisogno di comunità, che facciamo comunità tra di noi in ogni momento, ecco. Tra l'altro, Cristiana, stai usando dei termini che sono proprio i pilastri di Pyramid Café. Scusa se sottolineo ancora questa cosa. Quando parliamo di collaborazioni, trasmissione della conoscenza, comunità, sono l'ABC di Pyramid Café, quello che abbiamo portato avanti da sempre. Ok, Allora, andiamo poi avanti con le slide. sì, andiamo avanti un attimo. Allora, poi abbiamo qui, come vedete, l'aula virtuale reale. Questo è sempre nel mondo I Care the World. Quindi quest'anno da marzo in poi, dai primi di marzo, da quando c'è stato il problema del Covid-19. Per noi e per i miei studenti non è stato, diciamo, un trauma, perché noi eravamo già nel mondo virtuale. Hanno sentito la Pensate un po'. necessità di costruire un'aula, cioè un'aula all'aperto, in questo caso quindi le sedie, i cuscini, eccetera, per incontrarci quindi in uno spazio che era libero, nel senso che lì stavano allestendo delle mostre, e stare tutti insieme. Naturalmente con una finalità, cioè loro preferivano questo mondo piuttosto che la videolezione legata al tool che stavamo utilizzando, perché per loro quella era, diciamo, la loro, non c'è differenza, per i ragazzi non c'è differenza tra il mondo virtuale e il mondo reale, per loro era l'aula, la loro aula reale, virtuale e reale allo stesso tempo, cioè quella difficoltà che abbiamo noi adulti, no? A distinguere tra il mondo reale e il mondo virtuale e lo sentiamo come differente, per i ragazzi invece è essere comunità e fare comunità, quindi si fa comunità anche nel mondo virtuale, che per loro è percepito come reale. Non c'è diversità, nel senso che sentono la possibilità di esprimere loro stessi, di poter discutere, di poter presentare i loro lavori, di poter fare anche il loro compito, tra virgolette, il loro compito scritto. Quindi non c'è nessuna differenza, anzi, per loro è stato un modo per stare tutti insieme, vicini. E come dicevo, eravamo già abituati perché ogni venerdì 2 ore stavamo nel mondo virtuale, ogni mercoledì da 3 anni a questa parte, sempre su richiesta dei ragazzi, io non ho mai chiesto niente, ogni mercoledì dalle 3 alle 5 io sono con loro da casa mia
nel mondo immersivo e loro sono da casa loro, ma siamo tutti insieme, siamo comunità. Che cosa si è sempre fatto? Loro mi chiedevano, guardi, riprendiamo questo, vogliamo fare quest'altro, vogliamo discutere, vogliamo progettare il nostro nuovo percorso di apprendimento, ed è questo quello che abbiamo fatto e abbiamo continuato a fare. E quindi vicinanza, empatia e simpatia e supporto fra tutti. Cioè, nel senso che loro sono risorse per me come io sono per loro. Quindi li accompagno nel loro percorso di apprendimento. Fantastico. Ecco, siccome appunto nella nostra professione di docente anche noi dobbiamo, siamo sempre, ci rimettiamo in discussione, dobbiamo apprendere, successivamente ho partecipato a questo progetto che è stato Escape a Edu 3D in Craft World, un progetto rivolto ai docenti che ha consentito a tutti i docenti che hanno partecipato sia di seguire dei seminari, di avere dei tutorial, ma soprattutto dei tutor che mi hanno affiancato e mi hanno aiutato, uno spazio dove ho creato un escape room sul ballo delle fiabe. E quindi da una parte il gioco, da una parte anche quelle che sono le competenze. Naturalmente qui ho lavorato da sola, però ho lavorato, siccome in questo caso avevo dei studenti di una classe prima, ho lavorato con loro in aula, nel senso che facevo vedere come andavano avanti i lavori, loro mi davano il loro feedback, questo non ci piace, lo può modificare, ci è venuta in mente questa idea, e quindi ho costruito un escape room sul ballo delle fiabe, semplice, secondo quelli che erano i desiderata dei ragazzi. E quindi questo mi ha consentito di verificare il progetto e di poter pensare, immaginare, nuove esperienze. In questo caso l'esperienza me la immagino così come Edu 3D l'aveva pensata, nel senso gruppi di docenti che lavorano tra di loro. Io mi immagino, dopo aver dato l'input, come diceva prima Carmen, no? L'input ai miei studenti, e poi suddivisi in gruppo andranno a creare loro delle escape sui percorsi che riterranno più opportuni. Ecco, quindi come vedete quello che si può fare con i mondi immersivi sono delle opportunità straordinarie, innumerevoli. Sta alla nostra fantasia, alla fantasia dei nostri studenti, alla creatività nostra e alla loro creatività. Quindi progettare insieme. Ragazzi, sì, Cristiana, questi sono, scusa, i contenuti. Sì, dimmi. Scusa, mi permetto di interromperti solamente per precisare, perché poi questo show verrà visto anche in televisione, non tutti sanno esattamente quando parliamo di Edu 3D. Cioè, io volevo solamente precisare che Edu 3D, la maggior parte delle sue attività vengono svolte in Craft World, che è una grid del mondo virtuale OpenSim. Qui sono presenti moltissimi rappresentanti di questo gruppo che si chiama Edu3D, e questo progetto Escape è partito da Michelangelo Tricarico. Speravo che ci fosse qui stasera, è sempre venuto ai nostri eventi. Che era molto giovane, adesso è diventato un dottore, l'abbiamo conosciuto da ragazzino che progettava transatlantici e adesso fa delle cose straordinarie in Edu3D. E una di queste cose appunto è il progetto dell'escape room, dove i docenti progettano delle situazioni, delle ambientazioni dove attraverso dei quiz o degli indovinelli devono trovare il modo, insomma, di uscire fuori dalla stanza. Sì, io ho messo anche il link accorciato all'ebook, dove ci sono appunto le esperienze realizzate da tutti i docenti, quindi di ogni ordine e grado, e poi condividerò con Magic il link delle slide, così potrete poi tranquillamente consultarlo, certo, e verificare appunto le esperienze anche sulla base di quello che sono le discipline, ma anche il grado in cui si insegna. C'è qui Eva che voleva, che ho visto che ha alzato la mano. Eva, volevo dire semplicemente che Michelangelo questa sera è assente perché ha appena dato due esami, tra l'altro è andato benissimo, ha preso 30 e quindi penso che si stia rilassando.
Beh, è il nostro fenomeno, Michelangelo, lo salutiamo. universitario. Assente più che Assolutamente sì, giustificato grazie allora. all'illustrazione. Assolutamente. Ok. Ok. Allora, vado un attimo avanti con la slide. Quindi, la slide successiva, quali sono le prospettive per la scuola del domani, no? Quindi i mondi immersivi, qualsiasi mondo immersivo. Io in questo caso continuerò ad utilizzare, come dire, quello che avete visto, quindi in Edu 3D, con CraftWorld. Altspace VR lo stiamo utilizzando adesso. Io trovo che sia assolutamente uno strumento, un ambiente di apprendimento che sia ottimale per gli studenti di qualsiasi età. Quindi si possono costruire dei percorsi di apprendimento straordinari. Poi ognuno di noi Edu docenti sa 3D è come qui anche in Altspace progettarlo. VR. Sì. Poi Mozilla Labs, ma ce ne possono essere tanti altri, no? Nel senso che mondi Mozilla immersivi Labs è ce ne molto sono sempre. interessante Sì, perché si nel può senso accedere che. con tutti i device. Sì, assolutamente sì. Cioè, perché poi quello è. La tecnologia deve essere una tecnologia friendly e nello stesso tempo a costo praticamente zero, solo la connessione internet, ecco, diciamo. Quindi cercando appunto anche oggi. In seguito al coronavirus, tutti gli studenti hanno comunque dei tablet, hanno dei piccoli, insomma, degli strumenti che possono utilizzare tranquillamente e che ci consentono appunto di lavorare con i mondi immersivi. Quindi ognuno, seguendo, ogni studente seguendo il proprio percorso, personalizzandolo a seconda di quelle che sono le sue esigenze. Vi faccio vedere adesso, siamo arrivati quasi alla fine delle slide. Una foto che è un po' un album di fotografie e poi arriviamo proprio all'ultima slide. Ecco, qui vedete, ad esempio, ci sono le poesie che erano state inserite nel giardino, perché le hanno inserite nella scuola, ma anche nel giardino ci sono delle mostre, i lavori di gruppo, il giardino con i giochi, iCarve World. Una guardia forestale che corre perché è successo qualcosa nel parco, quindi bisogna, diciamo, portare aiuto subito agli animali che sono presenti nel parco. Quindi anche la narrazione, vedete, le opportunità sono tantissime, il digital storytelling, ce ne sono proprio un'infinità. E siamo quindi all'ultima slide dove appunto ci sono elencate alcune delle opportunità, ma ce ne sono ancora di più, cioè sono innumerevoli. Quello di fare, ad esempio, comunità, di narrare, di organizzare degli eventi come questo, ma possono essere anche degli eventi in cui i ragazzi possono suonare i loro strumenti musicali, possono essere dei book trailer, degli strumenti particolari che vengono utilizzati, quindi delle risorse, il mondo immersivo è una risorsa per l'apprendimento. Possono essere degli incontri di debate dove i ragazzi appunto si confrontano piccoli, grandi gruppi e argomentano quelli che sono diciamo delle tematiche particolari. Si possono costruire delle start-up, si può pensare nella scuola secondaria a fare scuola alternanza lavoro e perché no farlo qui in Altspace VR. Dei gemellaggi, incontrare classi che parlano altre lingue, stare tutti insieme e discutere di cittadinanza, di costumi, di arte, di progettare insieme l'ambiente, come recuperare l'ambiente. Ancora possono essere degli spazi abitativi, i ragazzi possono costruire la loro scuola. La loro casa del futuro, come immaginano appunto lo spazio oggi inserito in un ambiente, quindi parlando di case ecosostenibili. E ancora viaggiare, quindi i mondi immersivi consentono di viaggiare, di conoscere altre persone, di confrontarsi, di sviluppare quelle competenze di cittadinanza, di uguaglianza. Quindi una comunità che quindi i mondi immersivi sono alla portata di tutti. Di noi docenti, ma soprattutto degli studenti, sono loro i veri protagonisti dell'apprendimento. Io voglio terminare proprio adesso, consentimi Magic, Certo. con una piccola frase e vi voglio riportare il pensiero di Quintiliano. Quintiliano è il più grande maestro di retorica dopo Cicerone
ed è vissuto a Roma nel primo secolo d.C. Questa frase. Allora, innanzitutto dobbiamo preoccuparci che egli diventi per noi un amico. Egli è il docente e noi sono gli studenti, quindi ricomincio. E innanzitutto dobbiamo preoccuparci che egli diventi per noi un amico, un confidente, e che insegnando non badi solo al suo dovere in senso stretto, ma anche agli svolti affettivi. In questo modo non saremo mai confusi in mezzo a una folla. Ogni studente ha un suo valore, è una risorsa per tutti e ogni studente va curato e seguito secondo quello che è il suo stile di apprendimento per valorizzare il loro talento. Questo lo scriveva Quintiliano ed è sempre attuale. Grazie. Bravissima, bravissima, bravissima Cristiana. Io ti ringrazio per queste parole. Siamo arrivati alla conclusione, se hai tenuto i tempi in maniera perfetta, hai un entusiasmo, lo trasmetti a noi, immaginiamo quello che fai con i tuoi studenti, ma poi anche come divulgatrice, come ti ho già detto, questo evento è stato richiesto anche in Second Life e sono sicuro che in autunno faremo delle cose insieme. Io ringrazio tutti i partecipanti. Per me sarà un onore partecipare. Ok. Grazie, grazie Cristiana, è stato un evento veramente interessante, cercheremo di mostrarlo a quante più persone possibili usando tutti i canali a nostra disposizione, a partire da Sharing TV, però anche dal tuo canale YouTube che è seguitissimo. Adesso devo proprio chiudere perché stiamo sforando, vi ringrazio di essere stati qui. Vi invito a questo punto al prossimo evento che ci sarà qui in Altspace, al Magic Fruit Show. Non so dirvi ancora esattamente quando, ma potete scommetterci che faremo qualche cosa di interessante. Con Cristiana sicuramente non finirà qui, ci saranno altre cose, altre collaborazioni. Buonasera a tutti e... Grazie ultimissima infinita. Cosa, ultimissima cosa, non posso non dire questa cosa qui. Ieri è mancato Joss nei mondi virtuali, Joss Bookmate, molti lo conoscevano, è mancato prematuramente. E Pyramid Café collabora con il gruppo di cui lui era cofondatore, conseguentemente. Mi sembra giusto ricordarlo in questo contesto e come Pyramid Café e con l'owner del loro gruppo faremo qualche cosa per ricordarlo. Ancora un saluto a tutti e grazie per essere stati qui.